plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards? Ciao ragazze! Indovinate un po'? Oggi tutorial. Tutorial richiesto da una ragazza appunto da YouTube. E il trucco è questo, che ho fatto con i toni naturali. E l'ho fatta con la Naked. Eccola qua. Con la Naked e poi ovviamente con altri... oddio. Con altri prodotti, ecco. Se vi interessa, guardate il tutorial, mi raccomando. Come sempre, spero che vi piaccia. Commentate sotto al se vi piace, ovviamente commentate questo video. E niente, grazie a tutte le partecipanti e vi mando un grande bacio. Ciao. Vi faccio vedere di nuovo il trucco sull'occhio, come va, come sarà. E ora lo vado a fare dall'altro occhio. Allora, prima di tutto metto il primer, che sto usando questo qui della Essence, Your Rocket, collezione Your Rock. E lo metto qui. Devo dire che è ottimo come primer. In questo modo. Poi prendo il pennello da ombretto, questo è quello che esce nella palette della Naked, e prendo la Naked. Eccola qua. Allora, come primo colore andrò a mettere questo qua, che si chiama Virgin. Aspettate, c'è troppa... Ecco, forse così vedete meglio. Questo qua, Virgin. E lo metto su tutto l'occhio, fino ad arrivare al condotto lacrimale, e arrivo anche sotto l'arcata sopraccigliare, in questo modo. Poi vado a prendere il secondo colore, che è questo qua, che si chiama Smog, questo qui, e sempre con lo stesso pennello lo metto sulla prima parte dell'occhio mobile, così. Non arrivo al condotto lacrimale, in questo modo. Ecco. Il secondo colore che andrò ad utilizzare sarà con un pennello a punta, tipo questo, che è quello della Zoeva, il 230, quale straordinario, e vado a prendermi il colore, questo qui, che si chiama Puck. Lo prendo giusto con una punta e lo metto qui, nella piega
del mio occhio. In questo modo. Vedete? Poi il prossimo colore che andrò a prendere, sempre con il pennello a punta, sarà questo qua che è un po' più scuro, che si chiama Dark Horse, questo qui, che è un marroncino un po' più scuretto, sempre con la punta, così, e lo vado a mettere proprio al di sotto di quella che avevo fatto prima, in questo modo. Vedete? E poi scendo un po' qua. Vedete? Così. Poi riprendo quello un po' più chiaro, diciamo, lo smog, e lo ripasso qui. Poi lo riprendo ancora e lo passo qui. Vedete? E scendo un po'. Poi prendo ancora una punta di Dark Horse e lo vado a mettere qui per identificare, per fare un po', per dare più profondità all'occhio, in questo modo. Poi con l'ombretto della Naked prendo quello più diciamo più chiaro, che si chiama Half Backed, che è, dove sta? Questo qua. Questo qua. E lo metto qui, sulla palpebra mobile, per dare un tocco di luce. Anche qui. Bene. Poi prendo la matita, questa della, io ho usato questa qui della della New York, della NIIC, comunque questa qua, e questa qui è la 2 in 1, quella che è da una parte nera e una parte marrone, e io andrò a utilizzare la marrone, la vado a mettere qui sotto l'occhio, e vado a contornare, a fare un contorno dell'occhio. Niente, oggi non riesco a parlare, vabbè, vedete? Qui. Poi riprendo la Naked e riprendo il pennello e riprendo il colore questo qua, smog, questo qua, e lo vado a mettere sulla matita.
anche se sarebbe meglio metterlo con un pennello un po' più diciamo fatto apposta come questo qua, che è il della Sephora, il numero 14, questo qua fatto così, che va proprio così. Dite? Ovviamente voi se non avete questo va bene quello che esce nella palette della Naked. Comunque voi se non avete la Naked non è che non potete fare questo make up, ecco, perché comunque sono colori abbastanza che si trovano nelle palette naturali, quindi bene o male sono colori che si trovano. Comunque tornando a noi, con la Naked abbiamo finito e vado a mettere l'eyeliner. Questo eyeliner è il mio ultimo acquisto, si può dire, che devo fare ancora una review di tutti i prodotti che ho acquistato, che appena possibile la farò. Questo è l'eyeliner della Zoeva. Io ho preso il kit, quello da 7 mi sembra, ed è, sono tutti quelli diciamo non glitterati, come se fossero non mi viene la parola, come se fossero magnetici. Comunque questo qua, e lo vado a mettere qui. Porto un po' in su. Così. Vedete? Poi, dopo l'eyeliner, vado a mettere la matita all'interno dell'occhio, che, oddio, metterò questa della Essence, questa della Kiko, questo qua della 500, anche se devo dire che questa matita è buona, però, non lo so, da un occhio va bene, dall'altro, da questo occhio in modo particolare, non so, forse sarò più sensibile io, ma cioè di qua non mi dà fastidio e di qua sì, non so, forse è il mio occhio che è un po' più sensibile rispetto all'altro, e metto la matita nera all'interno. Così. Poi vado a mettere il mio mascara, che è questo qua della Essence, quello multi action, questo qua verde, che mi trovo benissimo, niente da da negare, e lo metto in questo modo.
ecco qua. Poi come blush metterò uno della H&M, un attimo, che è questo qua, che è il numero 15, il bronzo, questo qui, e lo metto col pennello da blush, questo della Elf, della Essence, oggi proprio Elf and Essence, non si capisce niente, abbiate pietà. Questo qui fatto così, e lo mettiamo. Così. Poi, per dare ancora un tocco di luce alle nostre guanciotte, metterò un po' di illuminante, quello della Kiko, che è il numero 03, questo qua, che ha il suo specchietto, questo qui, che va nel doratino. Lo prendo con le dita, appena appena, e lo picchietto qui, sulle guance, per dare appunto quel tocco di luce che serve. Ecco qua. Come rossetto ho pensato a questo della Kiko, questo gloss della Kiko, che avendo fatto un trucco abbastanza diciamo vistoso, anche se sono colori neutri, questo qua è il numero 03. Qua un gloss molto naturale, a me piacciono i gloss naturali quando faccio questi tipi di trucchi, quindi ecco qui ragazze, il trucco è fatto. Vi faccio vedere da vicino gli occhi. Oddio, aspettate, eccolo qua il tasto. E vi faccio vedere il resto. Ecco qui. Spero che la ragazza che me l'abbia richiesto sia soddisfatta. E niente, mi raccomando. Scusate, stavo pensando un'altra cosa. Volevo dirvi grazie a tutte le ragazze che state partecipando al giveaway. Vi ringrazio tantissimo, siete tantissime, non me lo sarei mai aspettato. L'unica cosa, vi ricordo che se volete farmi delle domande, non me le fate sotto al video del giveaway, ma fatele in un altro video oppure in privato. Quindi mi dispiace per quelle ragazze che mi hanno fatto le richieste sotto al video dei giveaway, ma non sono accettati, quindi sarò costretta a fare un'eliminazione più di una. E che altro dirvi? Grazie a tutte le ragazze che stanno appunto partecipando al giveaway, però io vi avevo detto anche nelle regole che dovevate
non scrivere bel canale, ciao, grazie di questo concorso, ma delle frasi con senso, ecco. Vedo che molte non l'hanno fatto, forse non è stato chiaro quello che dovevano scrivere, e non lo so, un po' di un pizzico di fantasia e vi vengono queste frasi, quindi non so, non c'è, non devo essere io a dirvi cosa dovete scrivere. Comunque, ringrazio ancora tutte e spero comunque che vi piaccia questo video tutorial, finalmente che sono riuscita a fare un altro video tutorial. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!